PAC, Roma, via Acqui. La libreria 900 di carta. Un luogo prezioso di Arci, Remo, Pavia. Qui i riferimenti. La vetrina in questo caso rende memoria alla Dolce Vita e a Fellini. Lei è l'invertito di Lino Banfi, no? Sì, è una rarità. Libraio di fiducia di una serie di scrittori. Mi sembra di vedere Ceronetti. Quello se no. È un mio carissimo amico, è stato un mio carissimo amico e sono stato anche il suo libraio di fiducia. Quello è Pinolo Scaglione, l'amico prediletto di Cesare Pavese. Per un attimo mi era sembrato Tonino Guerra. Mi somiglia un pochino. A distanza. Sì. E anche Paolo Conte. Paolo Conte anche, ci conosciamo da molto tempo. Prego, adesso me lo segno. Sì. Devo fare una precisazione su Federico, quello è Mario Lunetta. Mario Lunetta è un amico. Un altro caro amico, purtroppo. Che precisazione desiderava fare? Che la vetrina è più significativa ancora in quanto Fellini ha abitato qui vicino. A via Albalonga. A via Albalonga, quindi desta neanche 100 metri, ecco, da via Acqui dove si trova questa libreria. Ha abitato negli anni 30. Dal 1930 fino, credo... No, dopo il 30. Del 39, c'è la targa. Sì, quando si è... Si è trasferito qui a Roma? Sì, era una pensione delle signorine, adesso non ricordo. Ah, ecco, così andarono le cose. C'è Luigi Tenco, un altro personaggio molto importante per la mia formazione, Cesare Pavese. Poi abbiamo dedicato, prima di questa di Fellini, i 90 anni del giallo Mondadori. In autunno, nella ripresa autunnale, ci occuperemo di una vetrina dedicata a Cesare Pavese per i 70 anni dalla morte. Anthony Scaduto, biografo anche dei Rolling Stones. Sì. E Schifano, che è stato un amico, raccontava che in una biografia di Anthony Scaduto c'era il racconto di Mick Jagger che lo caccia perché lui era stato l'uomo di Anita Pallenberg, lo chiama il mandolinista, essendo Schifano italiano. Elemir Zolla abitava all'Aventino. Elemir Zolla, sì. Elemir Abbiamo Zolla. Dedicato una mostra qui diversi anni fa con la professoressa Marchianò. Di Elemir Zolla ricordo di aver letto... Eccolo là. Invece... Con Cristina Campo a campo. Cristina Campo. Sì. Ecco, Zolla. Zolla, sì. Cristina Campo. E questa è Natalia Ginzburg. Sì, sì. E questa è sempre è Cristina Campo. Sì. E poi qui c'ha
Hemingway. Hemingway, c'è cioè Carlo Bernari. Carlo Bernari, tre operai, ma nessuno se lo ricorda. No, nessuno se lo ricorda. E questo invece è Alberto Asorrosa. Asorrosa. Bufalino. A scendere c'è Bufalino. E questo chi è? Achille Campanile. Questo è Campanile. Sì. Poi sotto c'è Fulvio Tomizza. Eccolo lì. Sciascia con Bufalino. Sì. Quella è una foto inedita, perché sono stato amico, molto amico di Ugo Reale, che gli era a sua volta amico, e Ugo Reale con Giorgio Caproni. E eccolo qua Caproni, mio vicino di casa. Sì, nel 1954 mi diceva quella foto. Al Caproni. C'è sempre Ugo Reale con Quasimodo. E questo chi è? John Fante. Questo no, qui no, no, Salinger, mi Salinger, sì. E qui poi lei ha raccolto, questo era intelligentissimo, sì. Veramente intelligente. Il grande Flaiano che ci segue da lì su. Però non... Cioè... Quello sono io, quello è Franco Vaccanio, il direttore della Fondazione Pavese, un amico. Tabucchi. Grande Tabucchi. L'affondamento del Titanic, di cui pure ci siamo occupati. Rigoni Stern. Sì. Quello è Trilussa, mentre si fa fare la barba dalla governante. Paolo Conte, sempre, questo è un vecchio manifesto. Bontempelli, avevo conosciuto la donna di Bontempelli, Paola Masino. Ah, Paola Masino, sì. Era molto simpatica, ebrea, romana, raccontava di tutti i sordi che sì. I parenti succhiavano al povero Pirandello. Questo libro è molto bello, Ultime tendenze nell'arte sì. D'oggi. Quella è una copia anche autografata da Gillo Dolfes. Bontempelli. Poi c'è Giacomo De Benedetti, anche quella è una prima edizione con autografo dell'autore. Qua c'è Roberto D'Agostino, io cerco un libro sì. Ignobile che non troverò mai, ma in realtà su eBay lo trovo. Dopo Maurizio Arena, che era diventato guaritore, impose le mani ad Acquario e raccolse le lettere inviate dopo Acquario, si intitola. Dopo Acquario, ma insomma. Acquario che era una trasmissione di Costanzo? Dell'Orrendo Costanzo, esattamente. Bene, e allora ripetiamo l'indirizzo affinché le persone possano venire. Via Acqui 9B, raggiungibile con la metropolitana linea A scendendo a Ponte Lungo, oppure con l'87. O in macchina, certo. Grazie, chiudiamo su Dracula. Collezionista, prendi nota. Pac.